Grazie. Many Irish lives were saved because you gave us time. Hundreds, maybe thousands live because you gave us time. Time you didn't have yourselves, still sent that warning sign. And thousands live and love today because you gave us time. Engineers and artists and singers by the score. Dante, Carducci, you gave us poets galore. Marco Polo and Columbus navigated through the brine. And once again you've led the way and gave us crucial time. Your medics on the virus front, fighting fire with fire. Their mission, just to save each life, driven by desire. Sadly, many lost their lives as they fought to hold the line. And saving many Irish lives because they gave us time. Da Vinci's Mona Lisa and Caravaggio, Sistine Chapel, Donitondo by Michelangelo. You gave us these great wonders and artists so sublime. But we thank you most of all because you gave us time. Baroque and Pavarotti and Galileo's moons, Verdi and Vivaldi and sweet Rosmini tunes. You gave us great composers with melody and rhyme. We can again appreciate because you gave us time. So as we ponder travel, not knowing when or where, we'll journey to Bergamo and thank the people there. Our thoughts and prayers are with you. We hope your stars align. Grazie, mille grazie, for giving us more time. No sound, scusate, ho dimenticato, scusate. I just wanted to share that poem with you. That's a poem that arrives from Ireland. Eugene Gerahy is his name. Adesso si sente, si dovrebbe sentire. Yes, I had muted my microphone mentre c'era questa poesia. Questa poesia arriva, it arrived from Ireland this morning. And it is a simple thank you to all the doctors and nurses in Bergamo and also in Italy che hanno dato più tempo a tutti quanti questo ultimo periodo. No, so mi ha commosso quando ho visto oggi. Non ci rendiamo conto, penso, che tutto il mondo ci guarda l'Italia e guarda il nord d'Italia questi giorni come esempio di come ci siamo battuti. E stavo cercando la parola in italiano per frontline. The frontline
is the part of the army, è il pezzo dell'esercito, the front, proprio davanti, davanti. Come si dice i soldati on the front line, la linea davanti, on the front line. So the doctors and nurses in Bergamo were really on the front line questi giorni, no? No, grazie a voi, scusate l'inizio, ho sbagliato io. Non volevo fare sentire il microfono durante il video, però adesso mi sente. Allora, volevo condividere questa poesia. Stamattina l'ho visto su Facebook e mi ha proprio toccato. So, how are you? Are you well? I hope you are all well. Prima linea, si dice. Thank you, Rachel. Prima linea, i dottori e infermieri sono in prima linea in questa guerra contro il virus e tutto il mondo li guarda, tutto il mondo li ringrazia perché hanno dato più tempo a tutti di riflettere e anche di vivere e di reagire secondo le loro esperienze, no? Avanguardia, sì. Non si sente? Sì, si sente adesso. Hello, Philip. Ok, inizio a salutare la gente. Alessandra Zotti, how are you, my friend? Ho finito il video, ho messo su il video dei accordi per la chitarra, the guitar chord. Se volete il link, l'ho messo tipo un link privato. Sapete dove sono. Mi potete sempre scrivere qua per avere questo link per gli accordi della chitarra e il posizionamento delle dita per la chitarra. Ok? Hello Letizia, how are you? What perfect timing yesterday? No, ieri, tempestichismo. Perfetto, perfect timing. Thank you so much, Letizia. That was perfect yesterday. Alessandra is fine. Hello Eduardo, I'm good, thank you. I am well, I hope you are well. As I was saying to Eduardo nei commenti, Noah e Giorgio sono andati dalla nonna oggi, allora avevo il giorno più tranquillo da un po' di lavoro da fare, sapete com'è. Anch'io sono felice quando vedo la nonna. Hello to Eduardo, I hope you're well. Hello Filippo, ci siamo parlati nei commenti prima. How are you, my friend? Cosa ci dice Letizia? Sono molto felice anch'io, avevo paura di sbagliare, ma ci ho voluto provare lo stesso. This is it. This is the secret to everything. No, you take a risk. No? Absolutely. Io sono orgoglioso di te, bravissima Letizia. Hello Miranda, how are you? Miranda, volevo fare, dopo faccio vedere la tua foto che mi hai mandato con il ukulele e gli accordi. Li posso mandare, forse li sai già comunque. Hello Bianca Bea, how are you my friend? Hello Giorgia, tutto bene con voi? Sì, spero di sì, speruma. Hello Rachele, are you well? Rachel, all good at home? Hello Matteo Leone, sto parlando di front line, la tua mamma era on the front line this whole time. Hello Matteo. Hello Tommy, how are you doing brother? Giulia Iadevaia, ti pensavo prima perché ti volevo aggiungere la canzone di Giadalai. Perché Adevaia, Giadalai, no? Possiamo. Come stai? I hope you're well. Hello Barbara. Hello David. How are you doing, brother? I hope you're well, my friend. Ti penso spesso. Anche te con la chitarra, se vuoi video, scrivimi al. L'indirizzo ti mando il link, però tu fai già lezioni di chitarra, no? Chi abbiamo ancora? David, hello Giulia, ci parliamo tra poco. Hello Giulia, hello Noemi, how are you? All good at home? I hope everything is well. Hello Giada, parlavo di te ieri, ho fatto vedere le tue foto, spero che hai visto il video dopo. Hello Rebecca, hello to. Yes, anche Matteo, ci parliamo tra poco. Hello, Emma Amanda, are you well? Non si sente, non si sente, non si sente. Sì, no sound, no sound, sono mutato. Sì, adesso sì. Hello, Rai. Hello, Rai. Sono Rai.
Rai 1, Rai 2, Rai Mondo. Okay, adesso mi sente. Hello Sofia, hello Frida, hello Michelle. Michelle, check it out. Ya Ray, ya musicant. Eta Michelle. Oh no. Ona, no. Non Ona. Ah, dimenticato, sto studiando il russo. Non on moi student. Era Eva. How do you say she is, lei è Maya studentka. Eta moi soup. Eta Maya vodka. Vodka. Sto studiando il russo. Sto imparando. Mi piacciono un sacco i suoni. Mi piacciono. How are you, Michelle? I hope you're well all the way up north. Anyway, adesso sono distratto, sto provando di ricordarmi tutto il mio russo che ho imparato. Comunque, ok, hello Ray, thank you very much. Francesco. Comunque, hello Gilton, how is everybody? Are you all well? Today I hope you have a pen and paper. Spero che avete una penna, un po' di carta, che facciamo come ogni venerdì, un piccolo dettato di una canzone che cantiamo, così abbiamo le parole di tutte le canzoni. I will repeat in English. Today I hope that you have a piece of paper and a pen, because like every Friday, we write the words of a song that we sing. Yes? Yes, so we can all, like Julia asked me a few weeks ago, can we have all the words of the song? So I thought every Friday let's add a song. I am with my babysitter, says Emma. No, says Frida. Okay, how are you? All good, all good. So un po' di ospite oggi. Come state prima di tutto? Se un po' di hello, this is Elia. Sorry for the fumbles. Elia is present. No fumbles, no problem, brother. It's good to see you, Elia. I miss you more. I miss you more, believe me. Believe me, I miss you more. So, anche te, Elia, se vuoi accordi della chitarra, scrivimi a questo indirizzo, giusto? And I can send you the link to the guitar chords to get used to playing the guitar, you know. Yes, I am learning Russian. Ya Rey, ya musikant. Eta maya studentka. On, no, eta moi papa. On doctor. Ta-da! Not bad, huh? Hello Valentina, how are you? Well, yes, look at this. Yolanda is here and Yolanda says, Ray is learning Russian. Yes, I am. I love to learn things. I love languages. I love learning languages. It's so exciting. Anyway, so to learn some language today, I have two ospite, and I'm going to start to send some invitations to my ospite. Con il vostro permesso, giusto? I'm going to send the invitations. Where are you guys? Uno. Paste, send, and due. Venite ragazzi, avete il link sul telefono, potete seguire i links e venite in diretta con me, giusto? Così facciamo un dettato insieme. We will write the words of our song. Yes, as Yolanda says, look at this. Where are we? There. We will write the words of our song. Giusto? Giusto? Scriviamo le parole, the words of our song, di una canzone che abbiamo fatto insieme. L'abbiamo anche ascoltato ieri. Adesso lo cerco. Dov'è? Dove sei? Dove sei? Eccola. As I Cool. Yeah, please do. Please do, Elia.
email me and I will send you the link to the chords, just to get used to the movement of the hand. For all of you who have a guitar, per tutti quanti che avete la chitarra a casa, è solo un esercizio per sciogliere il movimento delle dita, no? O of the fingers, your finger movement on the guitar. Cool. Eduardo is present. Hello, Eduardo. Anche te. Ti mando il link per gli accordi della chitarra per sciogliere la mano, no? Così, anche se fate 10 minuti, if you do 10 minutes per night, you will see then 10, maybe 20, maybe 30, maybe more. Cantiamo una canzone. Dai. Dai, mentre stiamo aspettando gli ospiti, possiamo... Hanno ricevuto l'email, l'invito? Sì. Mentre li aspettiamo... There were 10, there were 20, there were 30, there were more. 40, there were 50, there were 64. 70, there were 80, there were 90 at the door. 100,000 soldiers marching to the war. Per favore, vorrei anch'io il video. Faccio così, guarda. Lo metto nei commenti, posso? Sì, lo faccio dopo. Però vedo che ho un ospite già. I already have one special guest. Vediamo. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, dear Matthew. Happy birthday to you. Hello, Matteo. Come stai? Grazie. Tutto bene? Bene. Bene? Sì. Cosa stai facendo a casa? Mi sta... Poi alle tre ho chiamato il figlio. Bravissimo. E sei pronto per fare un dettato con me? Dettato? Come si dice? Dettato? You're ready for this? Dettato. Yeah. Scrivevi ieri, quando bloccavo il video, ti frustrava, ti facevo arrabbiare. Però hai capito che dovevi fare un po' più lento per gli altri, no? Sì. No? Giusto. Allora, tutti ti salutano per il tuo compleanno. Michelle mi dice, you speak Russian good, thank you very much. Thank you very much, Proviet. Grazie, Michelle ti saluta, chi altro? Who else? Auguri anche Rachel, anche Vicky, anche Rigil, Emma, tutti ti salutano, anche Miranda, anche... Si sente dopo? Ah sì, però. Auguri, Eduardo Guidetti ti manda anche... Grazie. Allora dimmi un po', come stai? Bene? Bene, come va a casa? Tutto tranquillo, tutto in pace? Sto aspettando anche la Giulia Biro per fare il dettato, però volevo fare la canzone. Sai, as I went down in the river to pray. Sì? Hai voglia di scrivere questo? Perché è abbastanza facile,
perché si ripete spesso. Però prima di tutto, Matteo, tu vedi lo schermo? Sì, vedo, scarlo. Guarda, scrivo due parole. Aspetta, facciamo così. Ok, now, guarda queste parole, perché oggi ho messo il titolo The Rebirth of New Communication. Vedi queste due parole, Matteo? Sì, le vedo bene. Prova di pronunciare. New Communication. Now, occhio, in English il U è U, si spinge tipo un Y, allora diventa New Communication, capite? Capisci? Senti la differenza? Non è communication, Sì. è communication. There you Communication. go, there you go, you got it. So prova di dire tutte le due, new communication. New Communication. Communication. Beautiful, good work. Now try this, these two words. Aspetta. Ecco, prova. Smith Crisps. Smith's crisps. Hello, Giulia. Giulia ci si sente? Giulia è arrivata, però la vedo. Aspetta. Non senti Matteo, Michelle? Matteo, conta fino a 10 in inglese, vai. One, two, three, four, five, six, seven, eight, nine, ten. Si sente, ragazzi, si sente Matteo? Aspetta, aspetta, vedo muovere la Giulia. Ecco, buongiorno Giulia, how are you? Giulia, hello there, how are you? Ah, non so cosa è successo, è sparita. Rimbomba, cosa rimbomba? Doppio, quando parla Matteo, io sento solo una volta. Una volta. Boh. Rimbomba. Ok, adesso vedo tornare la Giulia, vediamo se c'è. So, Matteo, quanti anni oggi? 9? 8. 8? 8? 8? 8? 8. 8. 8. Il mio audio invece va benissimo, però non so perché, Matteo, però ti si sente due volte. Boh, non lo so. Inizio a scrivere comunque. So, la canzone si chiama Down in the River. Se avete un or Down to the River. Se avete una penna, un pezzo di carta, iniziamo a scrivere Down to the River è il nome della canzone. Condivido questo. Facciamo così. Down to the river. Cosa vorrebbe dire, Matteo? Down? Cos'è down? Sotto. Giù? Sì. Down to a the river, il Sotto il fiume. bravissimo, giù al fiume. Giulia, buongiorno, mi senti adesso? C'è un problema con Giulia, vediamo di risolvere. So, no, non senti nessuno? Non lo so, non lo so. Clarissa dici auguri al Matteo. So, non so cosa succede. So, iniziamo ad ascoltare la canzone, Matteo, sei pronto?
As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. So she says, as I went down in the river to pray, as a mentre. So as I went, mentre sono andato. This is the past tense of the verb to go. As I went down, giù, in the river to pray. Matteo, cosa sarebbe pray, secondo te? Secondo te, cosa sarebbe pray, Matteo? È quasi uguale, non è quasi uguale, però pray è pregare, giusto? Mentre sono andato, stavo andando giù nel fiume per pregare, ok? Poi dice studying. Cosa sarebbe studying, Matteo? Studying? Secondo te, study. Cosa è studi in italiano? So mi senti, Matteo? Ah, non ti sento più. Ti sento un po' male, Ray. Ah, scusa. 1, 2, 1, 2, è meglio? Ti sento tagliato. Quando parli si ferma il comincio. Anche te. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Funziona. Vediamo se c'è Giulia. Hello, buonasera, buongiorno Giulia. Ciao Giulia, ecco, tu mi senti? Sì. Bravissima, hai un pezzo di penna? Hai la penna in pezzo di carta? Un quaderno? Sì. Allora, secondo te, studying cosa vorrebbe dire? Studiando, quando vediamo il ing alla fine della parola, studiando, about that good old way. Quali di queste parole riconoscete? Good, cosa vuol dire? Good, bravo. Yes, old. Old. Vai Matteo. Old e vecchio, anziano, giusto? Allora stiamo studiando questo modo, vecchio modo o vecchia tradizione in questo caso. And who shall wear the starry crown? E chi si metterà? To wear is what we do with clothes. We wear clothes, we wear a crown, no? Mettiamo, indossiamo. We wear the starry crown. Giulia, come si direbbe starry in italiano? Ti ricordi il quadro di Van Gogh? Sì. La notte. La notte. Stellata, ti ricordi? Sì, allora the crown, cosa sarebbe Matteo un crown? Mi senti? Matteo non mi sente. Bravissimo, Edoardo dice vecchio per la parola old, bravissimo Edoardo. Corona, esattamente. So, and who shall wear the starry crown? È una domanda, chi indosserà la corona stellata? Good Lord, show me the way. Oh Signore, dimostrami the way. La strada, bravissima Giulia. Now, vediamo cosa dice in questo primo ritornello. Oh sisters, let's go down, come on down. Oh sisters, let's go down in the river to pray. Okay, so
Il ritornello in questo caso dice, oh, sisters. What's sisters, Giulia? Sorelle. Yes, let's go down. Andiamo giù. Quando vedi in inglese questa parola, let's, vuol dire let us. Allora, il verbo che segue vuol dire let's go e andare. Allora, let's go e andiamo. Se fosse tipo let's eat, sarebbe... No, non è quattro. Let's eat sarebbe mangiamo. Se let's sit, ci sediamo. No, in questo caso è let's go, andiamo. E abbiamo già fatto let's go down. Andiamo giù. Poi ripete, let's go down, come on down. Vi ricordate, ragazzi, ogni tanto in aula, quando dico, come on, guys, engage, come on. Cosa vorrebbe dire, come on? Dai. Dai, esatto, esatto. Come on down, let's go down, andiamo giù, dai. E poi ripete, oh... sisters, let's go down, down to the river to pray. Giusto? Ci siete, ragazzi? Sto andando troppo veloce? Bravissima. Scusa? Per me è un po'. Ok, ok, lascio lì, potete, e mentre abbiamo le parole davanti, rifaccio vedere, rifaccio sentire la canzone. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown, good Lord, show me the way. Oh, sisters, let's go down, come on down. Oh, sisters, let's go down, down in the river to pray. Okay, so non è down to the river, è down in the river. Solo the river to pray. Cos'era, Matteo, to pray, vi ti ricordi? Vuol dire pregare. Matteo, hai difficoltà a sentirmi. Andiamo avanti. Non lo so. Giulia, come sei messo? Dove sei nella canzone? Sono arrivata. Sei arrivata? Tutti sì. Quanti? Bravissima. Miranda dice pregare. Assolutamente sì. To pray. Down in the river to pray. E giù nel fiume per pregare. Sapete che... prima i battesimi si facevano così, no? Giù nel fiume. Comunque. Ok, vado avanti. Ascoltiamo la prossima strofa. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown, good Lord, show me the way. Now, questa volta... ha cambiato qualcosa, avete sentito? Tutte le prime due frasi sono uguali, però la terza cambia. Qualcuno ha sentito qualcosa di diverso? Inizia con as I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown. Now, normalmente, quando si parla di robe, these are the clothes of a king or a queen. Ok? Questi sono i vestiti di un re o di una regina. The robe. No? So, who shall wear the robe and crown? Good Lord, show me the way. La seconda volta cambia solo queste parole nella strofa. E... penso che cambia anche una parola nel ritornello, vediamo. Oh, brothers, let's go down,
let's go down, come on down. Come on, brothers, let's go down, down in the river to pray. Avete sentito qualcosa di diverso questa volta, Matteo? Matteo non c'è più. Brother. Brothers, bravissima Giulia. So, il ritornello dice... Oh, brothers, let's go down. Down. Oh, brothers, let's go down. Let's go down. Come on down. Then ripete. Oh, brothers, let's go down. Down in the river to pray. Giusto? Bianca Bea, sto pensando a te. Dimmi un po' se sto andando troppo veloce. Aspettiamo un po', Giulia, per essere sicuro di non andare troppo veloce, giusto? Yes, bravissima Noemi. Fratelli is brothers. Ma si dice roba, Edoardo? Mi è venuto perché en français la robe is the dress. In italiano la roba sono le cose, questa roba qua mi sembra un po' negativa come espressione, non lo so. Ditemi un po', Giulia, aspettiamo un po' prima di andare avanti, sei d'accordo? Come stai tu, Giulia? Bene. Bene, tutto bene a casa? Sì. Benissimo. Vedo Matteo che sta provando di raggiungerci, però ci sono forse problemi con la connessione. Fratello, dice Lorenzo, bravo. Anche, yes, Filippo. Exactly, Rachele. Brothers, esatto. Avete tutti sentito la parola un po' diversa questa volta? Sì, è quello, Filippo. Se dico la roba, è quella roba lì, no? But the robe in English is the king's robe or the bridal robe, il vestito di una sposa, no? So the robe and crown suggerisce qualcuno di importante. Chi porterà, chi indosserà il vestito e la corona? O Signore, dimostrami. Si dice veste in italiano. Thank you very much, Anna. I love this collaboration. Thank you so much. So, si dice veste in italiano. So, chi indosserà la veste e la corona? Ecco. Now, ecco, c'è Matteo che è tornato. Buongiorno, Matteo. Adesso mi senti? Matteo, Matteo, I just met a boy called Matteo. And suddenly that name... Conoscete questa canzone? No. non si può dire roba per tradurre roba. No, it's true, it's true. No? Però non lo so, non lo so. So, thank you very much. Veste, si dice. Cool. So, andiamo avanti con la canzone. Matteo è con noi, però lo vedo congelato. Lo vedo frozen in time. E ride. E Giulia ride. Ci sono problemi di connessione, ogni tanto è così, ragazzi, non si può negare. Però tenevo a salutare Matteo per il suo compleanno. Se ho dimenticato i vostri compleanno, scusatemi, allora quando forse canteremo Happy Birthday to Everybody every week, così. Ok, Matteo, vedo che Matteo c'è un problema. Non c'è problema, se riesci, Matteo, a seguire con Giulia, facciamo questo dettato comunque. È solo un lavoretto di oggi, ok? Ok, here we are. Thank you very much. Ok, so, Bianca Bea, ci siamo. Andiamo avanti. So, let's go. Giulia, you ready to listen? Sei pronta ad ascoltare? Ok. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown, good Lord, show me the way. Ok, so questa volta la strofa era uguale alla prima, giusto?
Hai sentito? Era uguale, Giulia. As I went down in the river to pray, studying about that good old way. And who shall wear the starry crown? È tornata a dire la corona, Giulia Starry. Yes, excellent. The starry crown, la corona stellata, good Lord, show me the way. Vediamo se dice qualcosa di diverso nel ritornello. Sì. Io Hai quasi finito che cosa? l'hai Ah sì? Bravissima. Di che cosa parlerà? Parla delle mie favole Oh che yeah! prima erano le mie favole. Poi abbiamo visto che non crescevano. E abbiamo deciso di stare Sì? nei cassi alle piante dei mercati. Ok. E praticamente io l'ho già scattata una cosa Sì? Ma cosa fai, la torta o sì. li aggiungi al gelato? Cosa fai? Mangiamo le favole con la lasagna. Bello, bello. C'è Noemi. Salutiamo Noemi, era il suo compleanno il 12 maggio. Happy birthday, Noemi. I didn't realize. Ok, now, Giulia, sei pronta? Andiamo avanti. Ma scusami, come fai a raccontarmi tutta questa storia in inglese? Ci riesci? Sì, perché con te la gente non Eh ha sì, mai eh sì. parlato. Bravissima, è così che funziona. Io Sì. Ok. e poi io, visto che la capisco italiano, poi quando mi capita That's a good idea. That's a good idea. Brava. Così ce l'hai scritto, pianificato, lo dici bene. Cool. Okay, so let's go. Let's go with the video, okay? Moving forward. The next part. Cosa ha detto questa volta? Hai sentito qualcosa di diverso? Ah? Father. Fathers. Oh, fathers, let's go down, let's go down, come on down. Oh, fathers, let's go down, down in the river to pray. Perfect. So this time, la sola cosa che cambia is fathers, giusto? Father. So cambio Sì, sisters non è is. né Cosa? sister né No, brother. esatto. So abbiamo fathers. No, let's. Perché mi fa così il mio. Comunque. Oh fathers, let's go down, giusto? Ascoltiamo tutto questo pezzo per essere sicuro. Lord, show me the way. Oh, fathers, let's go down, let's go down, come on down. Oh, fathers, let's go down, down in the river to pray. Cool. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown? Good Lord, show me the way. Ok, so questa volta hanno tornato a cantare The Robe and Crown. Avete sentito la differenza? Era diverso questa volta. Andiamo avanti nel ritornello per vedere cosa ci dice, giusto Giulia? Ci sei? Sì. Bravissima. Oh, mothers, let's go. Cosa ha detto? Mother. Yes, so questa volta esattamente la stessa cosa. Con invece di sisters or brothers or fathers dice
Mother. Mothers. Mothers. Let's go down. Stessa cosa qua. Excellent. Anche una bellissima pronuncia, ma hai la cosa la, parecchio per i denti? Ce l'hai ancora? Sì. No, anche, no, 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 lascialo, non toccarlo, non toccarlo, non toccarlo. Hai ragione, è importante. Mothers, yes, i madri, bravissimo. Anche Miranda l'ha visto e anche la Noemi l'ha scritto anche. Allora si sente che c'è anche la presenza della seconda B con noi, Giulia, che piacere. So, anche Rachele, fathers, ha sentito, yes, la differenza tra fathers. Allora questa canzone is a wheel. Cosa dici, Giulia, come nostra riflessione? Tutta la settimana è una canzone che gira in ruota, no? Ogni volta cambia leggermente, sì. Una parola, due parole, sì, però... E poi alla fine dici un'altra parola, ascoltiamo. Scusa? Sì, 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 perché è plurale, no? Sì. In inglese si aggiunge l'es per plurale, giusto? As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, sinners, let's go down, let's go down, come on down. Oh, sinners, let's go down, down in the river to pray. Ok, so questa volta cosa avete sentito? Tu hai sentito, Giulia? Sinners! Oh. Huh? Sinners! 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 Now, lasciamo i commenti. Cosa vorrebbe dire sinners? Sapete? Non è sisters. No. Non è sisters. È così. Sinners. Let's go down. Avete un'idea nei commenti? Aspettiamo se c'è qualcuno che lo sa. Sai che c'è sempre un piccolo ritardo, Giulia, quando... Peccatori, dice Marta di Bianca Bay, assolutamente. Oh, peccatori, veniamo giù, andiamo giù a pregare e chiedere perdono, giusto? Oh, sinners, let's go down, come on down. Michelle ha sentito family? No, è sinners, giusto? Però c'è tutta la famiglia, giusto? Hai ragione. So, questa è tutta la canzone. Proviamo di cantarla insieme, così abbiamo tutte le parole. Prendo la chitarra, cosa dici? Sì, sì. Dai. Mi senti, Giulia? Sì, sì. Cool. Ok. Brava. Molto. Benissimo. Peccatori dice... Tutti. Bravissimi. Sì. Peccatori is sinners, giusto? So, proviamo. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Oh, aspetta. Andare di qua. Oh, sisters, let's go down, let's go down. Come on down, oh sisters, let's go down, down in the river to pray. Andiamo avanti.
As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the robe and crown? Good Lord, show me the way. Oh, cosa dice questa volta? Oh, brothers, let's go down, let's go down, come on down. Oh, brothers, let's go down, down in the river to pray. Now, poi ripetiamo la prima, che era... As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. E andiamo a fathers. Oh, fathers, let's go down, let's go down, come on down. Oh, fathers, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Mothers, oh, mothers, let's go down, let's go down, come on down. Oh, mothers, let's go down, down in the river to pray. As I went down in the river to pray, studying about that good old way, and who shall wear the starry crown? Good Lord, show me the way. Sinners! Oh, sinners, let's go down, come on down. Oh, sinners, let's go down, down in the river to pray. Yeah, rock and roll, Julia. Grazie. So... adesso, guarda, sono già passati 52 minuti, Giulia. Ti ringrazio mille della tua compagnia oggi. Cosa fai per il weekend? Nel weekend? Dimmi. Domani papà accompagna una festa stamattina nuova. Sì? Perché c'è la macchina che fa. No. Bello. Bello. Quindi domani sera i nonni e che bello, ovvio, bello, bravissimi. Ah, buona notizia. Che bello. E, cool, excellent. So I am just looking for an address. Tu suoni un po' la chitarra a casa ogni tanto? No. Perché sto mettendo... Sì, lì prende polvere. Perché... Ok. Susan, non si sta... Sto mettendo... Aspetta. Ok, Giulia, ascoltami. Ti saluto, giusto? E ti auguro un buon weekend, ci vediamo lunedì, grazie mille come sempre. E grazie mille della tua riflessione, ti è piaciuta la riflessione che ho fatto l'altro giorno su Noè e l'arcobaleno, ti ricordi? Andava bene per rispondere alla tua domanda?
Sì, molto bene. Excellent, sono contento. Ok, Giulia. A big kiss, a big hug, and have a nice weekend, and I'll see you on Monday, ok? Saluto a tutti. Bye bye, Giulia. Bye. Bye. Ciao. Cool, there goes Giulia. Sempre brava, sempre partecipa, sempre engaged. È sempre un piacere di averla. So, sto mettendo nei commenti e nei banners un... non so se funzionerà questo. Forse no. Se potete cliccare su questo. No, no, non funzionerà. Metto nei commenti e posso mandarvi... I can send you this link if you want to join the guitar lesson. This is the link to a YouTube link to a guitar lesson che potete seguire il movimento delle dita. È proprio una cosa più semplice, però more focused, like a focused on the hand, you know? Okay, guys, so listen, I will see you on Monday, okay? We'll be back on Monday at 4 o'clock. Have a nice weekend. Non so perché ho ancora le cuffie. Have a nice weekend, okay? Stay safe and well, won't you? Look after your family. Prendete cura della famiglia e stare vicini e tutto. E vi ricordo ancora la poesia con quale abbiamo iniziato. Un grande grazie che arriva dall'Irlanda stamattina a tutti gli infermieri, dottori italiani, especially in Bergamo. They're on the front line of this coronavirus. So you guys, stay safe and well, won't you? And stay close to your family, stay peace to your homes, and I will see you on Monday, okay? Buon weekend, have a nice weekend, and see you Monday. Bye!